Ceccherini e Trotta sono coloro i quali hanno confezionato la rete che ha permesso agli squali di evitare i supplementari, battere il Piacenza ed accedere al prossimo turno. Un inizio buono dunque per l'attaccante napoletano che si sblocca subito sapendo quanto è importante per un attaccante fare gol. Meno bene Ceccherini, forse ancora non in forma campionato, che però ha già capito dove lui e i compagni hanno sbagliato, pronti a migliorare. No, sono d'accordo con il mister. Il primo tempo potevamo chiuderla con più gol di scarto. Poi invece il secondo siamo stati un parecchio superficiali i primi minuti anche con passaggi e perdite di pallone nella nostra metà campo. E sono d'accordo con quello che ha detto il mister, c'è tanto da migliorare, soprattutto quando non abbiamo il pallone. E ora tra una settimana inizia il campionato, quindi cercheremo in questa settimana di migliorare questi piccoli meccanismi. No, è difficile perché siamo cambiati, cioè sono cambiati, diciamo, 2/4 della difesa dell'altro anno e è difficile, però solo con gli allenamenti possiamo migliorarci e soprattutto conoscere meglio il compagno, che pecche ha, dove è più forte, e così poi creiamo questi meccanismi. Sto migliorando giorno per giorno, diciamo, manca ancora qualcosina forse per essere al meglio, però lavoriamo ogni giorno per arrivare al massimo della condizione nel meno tempo possibile. Credo che i concetti siano sempre gli stessi, è cambiato qualche interprete, quindi c'è un po' di fatica come è normale all'inizio, però credo che c'è il mister, le indicazioni non cambia molto dall'anno scorso, la stessa voglia di lottare su ogni pallone, la stessa grinta che ci abbiamo messo. Forse un po' lavora meno di velocità come attaccava a profondità Diego, ma sono caratteristiche diverse, quindi cercheremo di sfruttarle al meglio, le sue qualità anche a livello fisico, soprattutto a livello di sponda, a proteggere palla in area, e speriamo che faccia anche lui bene e aiutiamo la squadra a vincere le partite. Sì, Cabrera, ti dico, mi piace molto come gioca, e credo che come difensore abbia le qualità per adattarsi benissimo allo stile italiano, perché è rapido, è forte fisicamente, di testa. Ovviamente in Spagna è un po' diverso, che è tutto un uno contro uno, vai ad attaccare l'uomo fino alla metà campo dell'acqua, è un po' più tattico, però secondo me lui si è ambientato benissimo, infatti mi trovo bene con lui. Stasera sicuramente potevamo far meglio e potevamo essere più cattivi quando prendevamo gli attaccanti con palla alle spalle, perché la profondità ci hanno attaccato, però non abbiamo mai subito un lancio in profondità centralmente. Devi guardare un po' le spalle quando lui se ne va. No, tutte e due bisogna, cioè chi gioca in quei due ruoli deve avere fiducia dell'altro, perché tutti e due i ruoli sono due ruoli che, insomma, deve avere fiducia del compagno. No, sicuramente per caratteristiche, diciamo che il Piacenza ha giocato un po', non col solito modulo, però un po' come giocavamo noi l'altro anno, che ci chiudevamo e poi partivamo in contropiede. E noi sicuramente non siamo abituati a fare la partita, stiamo migliorando anche da questo punto di vista, però come dimostrato l'altro anno non siamo una squadra che imposta il gioco, però quest'anno il mister sta cercando di cambiare anche queste piccole cose. Meno 5 giorni dunque all'arrivo dei Diavoli Rossoneri all'uscita. Sarà un Milan rinforzato come non mai e voglioso di iniziare alla grande il campionato dopo i preliminari di Europa League. Prima però ci sarà l'amichevole di giovedì 17 sul campo del Rocella, match che si ripete ormai da 3 anni e che, a 3 giorni dal Milan, sarà un altro ed importante banco di prova per tutti i ragazzi di Nicola. Terminata la 24 ore di beach volley organizzata dalla Pallavolo Crotone con la collaborazione del comune, presente anche un ospite d'onore. Ascoltiamo le impressioni degli organizzatori e dei ragazzi che hanno partecipato al torneo. Diciamo che oggi abbiamo avuto l'onore e il piacere di avere Dionisio Lequaglia, insomma, il primo italiano a portare una Coppa del Mondo di beach volley in Italia. Adesso allenatore è stato, diciamo, il talent scout di Lupo Nicolà, e li ha allenati lui per parecchio tempo nella nazionale italiana, quindi siamo contentissimi di averlo avuto nostro ospite. È andata benissimo questo esperimento di 24 ore di giocate, mangiate, divertimento. È andata bene, è stata la prima volta, siamo contentissimi. Allora, guarda, hanno partecipato 16 squadre.
perché già sono tantissime, noi nemmeno ce l'aspettavamo, abbiamo detto arriviamo 4-5 perché chi resta qui a dormire. Momento bello secondo me è stato stamattina 4:30-5 giocare, poi vedere l'alba è stato un bello spettacolo. Quindi da tutto per il meglio, speriamo di poter replicare negli anni. Sì, è piaciuto tanto alle persone che sono state qua con noi, perché oltre a giocare, insomma, abbiamo voluto organizzare una grande festa, quindi musica, balli, schiuma party insieme allo staff di DJ Enzino che ci hanno aiutato, il comune, quindi siamo contentissimi, il presidente Giovanni è super contento, insomma una manifestazione è riuscita, speriamo di poterla ripetere in futuro. C'è euforia, nonostante la stanchezza siete euforici perché avete vinto questo primo torneo di beach volley, la 24 ore, complimenti innanzitutto. Grazie mille, grazie. Ok, allora, che dire, è stato un evento ben organizzato, ho parlato con Piero le prime due orette, praticamente mi ha detto che è stato organizzato in poco tempo, sbaglio Romy, è stato organizzato in poco tempo, però malgrado questo è stato organizzato molto bene, il tutto è stato accompagnato da cibo, covatelli, maccheroni, insomma è stato accompagnato le gare da... dal carburante praticamente, quindi è stato tutto perfetto e ben organizzato. Complimenti per voi perché avete vinto e complimenti anche grazie all'organizzazione mille. Come dicevamo prima. Grazie. Passiamo alle tue compagne di squadra, ragazze, qualche altra impressione su questo evento? Ma vabbè, sicuramente straordinario, stancante, tanto stancante ma da rifare, ben organizzato come ha già detto Matteo e niente, ringraziamo tutti quanti per la pazienza e sotto al sole non è stato facile per nessuno sicuramente, il ma vento. Alla fine, il vento soprattutto, ma ce l'abbiamo fatta, siamo anche arrivati alla fine, quindi siamo ancora in piedi. Grandi. Ma perché tutti stanchi? Cioè stanotte non avete dormito, in spiaggia non si dorme? Allora, io sinceramente sì. Dove hai dormito? Devi dire in macchina. La spiaggia è comoda, ragazzi. No, loro invece no, hanno continuato a giocare. Ah, loro sì, hanno fatto la vera 24 ore, io la fasulla. No. Va bene, beh. Comunque un evento da ripetere. Sì. No, da ripetere assolutamente perché ci siamo divertiti tantissimo. Quindi grazie e buon riposo. Grazie mille.